cielo, mari, fiumi, voi fiori con lui. Gloria a te, Signore. Gloria a Dio, gloria a Dio. Signore, a te la gloria, a te la gloria. Adoriamo il Signore. Dio in mezzo a noi come un potente che salva. Gloria a Dio, alleluia. Santo è il Signore. Fratelli, spendiamo del tempo in adorazione. Signore, siamo alla tua presenza. Ti offriamo questo culto nel nome di Gesù, alleluia. Signore, desideriamo adorarti. Ti glorifichiamo, alleluia, gloria a Dio. Gloria a Dio, gloria a Dio. Spandi il tuo spirito questa sera. Padre nostro celeste, Dio d'amore, veniamo davanti alla tua presenza nel nome di Gesù Cristo. Ti ringraziamo per tutto quello che tu hai fatto per noi. Signore, grazie di come hai dato la vita al Calvario per noi. Grazie di come ti sei sostituito a noi. Signore, grazie di come ci hai offerto gratuitamente il tuo perdono. Signore, grazie per come hai riempito il nostro cuore con il tuo amore. Grazie, Signore, per la salvezza delle nostre anime. Grazie per il battesimo nello Spirito Santo. Signore, nel nome di Gesù questa sera, salva, guarisci, battezza. Nel nome di Gesù, manifesta la tua gloria in mezzo a noi. Grazie di come hai accompagnato i coniugi Mango in mezzo a noi. Grazie per il fratello Michele, per la sorella Elena. Grazie, Signore, per il loro servizio, il loro ministero. Guidali questa sera per la tua gloria e per la nostra edificazione. Grazie, Signore, per la missione. Grazie, Padre. Continua a spandere l'Evangelo nella nostra nazione. Continua a spandere l'Evangelo nel mondo intero. Benedici l'opera in Albania, Signore. Alleluia, ti preghiamo per tutti i missionari, per i missionari delle assemblee di Dio in Italia. Signore, guidali potentemente per la tua gloria. Grazie Padre, benedici il culto di questa sera e insieme veniamo a te e te lo offriamo nel nome di Gesù Cristo, il benedetto in eterno. Come vi ho annunciato, fratelli, abbiamo la gioia di avere il fratello Mango Michele accompagnato dalla sua cara moglie, missionari in Albania. Con un buon gruppo siamo stati già alcune volte in Albania e abbiamo veramente visto la meravigliosa opera di Dio, l'opera che il Signore sta compiendo, ma che sta compiendo anche grazie. Dio si serve di strumenti, fratelli. Dio chiama e usa per la sua gloria e noi abbiamo visto veramente un'unzione speciale, lo dico per la gloria di Dio. Un'unzione speciale su questi fratelli, su questa coppia che ci hanno trasmesso veramente tanto. In questi giorni che ho detto che veniva il fratello Mango, i fratelli che sono stati in Albania con me mi dicevano: fratello, ci ricordiamo tutti gli insegnamenti che il fratello Mango ci ha dato. Non solo gliel'ha detto già uno prima del culto, un fratello, ma anche altri mi dicevano: fratelli, nei nostri viaggi, perché per visitare le chiese facevamo pure 2, 3, 4 ore di macchina, fratello ci impartiva degli insegnamenti così preziosi che in una serata non possiamo godere tutto, però in diversi giorni abbiamo goduto veramente tanto del loro ministero. E ora voglio dare tutto lo spazio, venite così ci raccontano di questa bellissima opera. Gloria a Dio, stanno girando l'Italia, vabbè, diranno tutto loro. Sentitevi liberi, fratelli. L'acqua è per voi. Grazie. Gloria a Dio. Che gioia essere qui in questa comunità. È la prima volta, è una gioia rivedere i fratelli che sono stati in Albania, le sorelle anche, ricordiamo con grande affetto. Sto accompagnando Elena davanti ogni volta
perché devo ringraziare il Signore. 3 mesi fa ha avuto un problema molto grave, un'emorragia cerebrale. Pensavamo che sarebbe morta, i medici non hanno dato speranza, ma Dio è stato buono. E allora io comincio la serata ringraziando il Signore, perché noi siamo sposati da 35 anni e grazie a Dio vogliamo servire il Signore ancora insieme. Adesso ascoltiamo la sorella Elena. Amen. È doveroso ringraziare il Signore prima di ogni altra cosa, proprio perché poco più di 3 mesi fa sono stata colpita da questo ictus ischemico molto forte e non c'erano speranze per me, anche perché questa cosa è stata provocata da una sindrome rarissima che pochi nel mondo hanno e io ho scoperto di averla in questa circostanza. Si chiama sindrome di Eagle ed è la formazione di 2 ossa che solitamente non ci sono, che crescono nel collo, le mie sono lunghe 5 cm e l'osso di sinistra ha lesionato la mia carotide dall'interno in una maniera gravissima. Praticamente avevano detto i medici che non c'erano possibilità di salvezza e mio marito insisteva, diceva ma possibile, e loro giustamente dicevano se anche il 20% si salva rimane lesionato in maniera molto grave, non può più muovere il proprio corpo. E tutto quello che i medici prevedevano nell'arco di 3 giorni mi dovevo aggravare. Fratelli, cosa vi devo dire? Le preghiere sono preziose ed efficaci. Avveniva al contrario. Io ho incominciato a riprendere la parola, a riprendere fino ad oggi quasi al 100% l'uso di tutto il mio corpo. E questo è veramente un miracolo, riconosciuto da me e da tutti. Ho solo qualche problema di vista, ma sono sicura che il Signore completerà anche questo. Il nostro Signore è buono. E io dico sempre che con me è troppo buono, perché più di una volta l'ho visto agire con una cura speciale per me, anche nelle più piccole cose. E per questo mi stupisco e dico, Signore, grazie. C'è quel bellissimo verso in Isaia che dice avverrà che prima che mi invochino io risponderò. Parleranno ancora e io li avrò già esauditi. Questo è il nostro Signore. Quando noi siamo nella sua volontà, lui agisce nella nostra vita con potenza e dà testimonianza della sua grandezza non solo a noi ma anche alle persone intorno a noi. Però quello che dico sempre, fratelli e sorelle, è che è importantissimo che noi siamo nella volontà di Dio sempre, perché quando siamo nella volontà di Dio noi accettiamo ogni cosa che ci accade nella vita, perché sappiamo che Dio guida ogni particolare dei nostri giorni. A volte la risposta di Dio, fratelli e sorelle, anche nella mia vita è stata no, perché anche il no è una risposta. A volte noi chiediamo al Signore e Lui non opera, non ci risponde, perché non è nella sua volontà. E poi noi non capiamo il perché, però fratelli e sorelle rimaniamo fiduciosi nel Signore, perché Lui ha un piano preciso per la nostra vita. E come dice Geremia, sia la tua risposta favorevole o sfavorevole, noi continueremo a servire l'Eterno, affinché del bene ce ne venga. Gloria a te, Signore. Noi siamo vasi di terra, fragili, soggetti a 1000 difficoltà, però è piaciuto al Signore mettere il suo tesoro proprio dentro di noi. Un tesoro prezioso, meraviglioso, che noi dobbiamo proteggere. Ed è anche per questo che noi siamo sotto attacco, perché qualcuno ce lo vuole togliere, questo tesoro meraviglioso.
E noi dobbiamo fare di tutto affinché possiamo non solo difenderlo, ma condividerlo con gli altri. Ho proprio visto la mia vita, io adesso ho 53 anni, ho proprio visto come il Signore, da quando l'ho accettato, ho capito il messaggio della salvezza, ho lasciato Dio operare nel mio cuore, ho proprio visto una guida speciale, una guida meravigliosa. E ti voglio dire che se il Signore ci ha salvato, non è solo per darci una nuova vita e per gustare la sua presenza e il privilegio di sentirle questo Dio meraviglioso che ci ama. Ci ha salvato anche perché ognuno di noi ha una missione da compiere, fratelli e sorelle. E questa missione non la posso compiere io o qualchedun altro, la devi compiere proprio tu. Sei stato salvato perché Dio vuole usarsi di te. Lì dove sei, nella città dove vivi, la chiesa che frequenti, perché tu lavori, conosci delle persone che io non conosco. Il Signore vuole usarsi di te, perché il valore di un'anima è immenso agli occhi di Dio e tu devi essere la luce che può raggiungere queste persone che sono intorno a te, la tua famiglia, i tuoi cari, o i tuoi compagni di scuola, chiunque. Questa è la nostra missione principale, fratelli e sorelle, annunciare Cristo Gesù, perché quando arriva la luce della presenza di Dio, io dico sempre questo perché l'ho realizzato nella mia vita, Gesù fa la differenza, sempre, in ogni cosa. E io posso dire di essere privilegiata come te, fratello e sorella, di aver conosciuto il Signore e la sua meravigliosa parola, una parola preziosa, potente, una parola viva. La Bibbia, il libro di Dio, non è un libro come tutti gli altri, è veramente un libro santo, sorelle, e noi abbiamo il privilegio di leggerlo, conoscerlo e gustarlo appieno. Questo libro non cambia a seconda delle culture, non cambia a seconda delle generazioni che passano. È un libro assoluto, i cui valori sono eterni. E noi possiamo gustarne ogni piccola parte. E vi dico questo proprio perché ho sempre amato la parola di Dio, perché in essa ho trovato sempre i consigli migliori per la mia vita. Ma da quando ho iniziato ad andare in nazioni dove questo libro non è conosciuto, ho capito ancora di più il grande valore che Dio ci ha voluto lasciare con la sua parola. Ho visto delle tenebre mostruose, e quando c'è il peccato noi lo sappiamo che ci sono tenebre terribili, ma qui dove non è annunciata la parola di Dio ci sono veramente delle bassezze non solo spirituali ma anche morali molto forti. Noi abbiamo il privilegio di avere una famiglia, di vivere i valori biblici che ci sono stati insegnati tra marito e moglie, nella nostra famiglia, con i nostri figli, nella società. Le nostre leggi si basano su principi morali biblici. Ma dove questo libro non è annunciato, ci sono delle tenebre così fitte, fratelli e sorelle. Io ho potuto vedere padri vendere le proprie bambine. Ho potuto vedere donne private di ogni dignità, trattate meno di un essere umano. Posso vedere violenze e valori morali così bassi, quasi da esserne disgustata. Però mi rendo conto che non è arrivata la parola di Dio. Ci sono le tenebre, e dove ci sono le tenebre c'è il peccato. E ignorano la verità, non conoscono la verità. Quanto è importante, fratelli e sorelle, che noi annunciamo questa parola ovunque noi siamo. Serviamo il Signore ovunque noi siamo, perché noi abbiamo un messaggio prezioso che cambia veramente le vite, le famiglie e la società intorno a noi, e dobbiamo esserne consapevoli. In Romani c'è quel meraviglioso verso che dice: come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Questo è il nostro compito, annunciare l'Evangelo.
Dopo aver servito il Signore in Italia per tanti anni, con mio marito abbiamo curato una chiesa per quasi 17 anni e un'altra per quasi 20 anni. Il Signore ci aveva messo in cuore già da molto tempo il desiderio di annunciare l'Evangelo in questa nazione, l'Albania. E adesso da alcuni anni noi viviamo lì. E posso dire che veramente quando arriva il Signore Gesù fa la differenza. Lo posso dire non solo perché l'ho visto agire nelle chiese che abbiamo curato in questi anni, dove il Signore ci ha preparato, ma posso vedere come il Signore sta operando anche in questa nazione che è stata chiusa all'Evangelo per tanto, tanto tempo. Adesso c'è un'opera meravigliosa, infatti vedremo un video dove vi viene un po' spiegato quello che è il nostro lavoro lì in Albania. Gloria a Dio, le assemblee di Dio in Italia hanno iniziato a inviare dei missionari anche all'estero. Adesso ci sono due coppie nel Niger, una nazione molto molto difficile, c'è una coppia in Malesia, una in Montenegro e due in Albania. Io ringrazio il Signore perché in questi anni ho potuto vedere Dio all'opera. Noi lavoriamo molto nella scuola biblica che è stata donata dagli americani e si trova a Tirana, che è la capitale dell'Albania, e ho visto tanti bambini che sono cresciuti alla scuola domenicale con me in questo tempo, frequentare la scuola biblica e prepararsi per essere a loro volta servitori in queste nazioni difficili come il Montenegro, la Macedonia, la Turchia, dove a breve partirà un'altra coppia italiana come missionaria. E ringrazio il Signore per come Dio a volte arriva prima di noi. Pensiamo come facciamo, come non facciamo, ma il Signore, quando una cosa è nella sua volontà, veramente scopriamo che è già arrivato prima di noi. Ringrazio il Signore perché ho potuto vedere donne, io lavoro molto con le donne e i bambini. L'evangelizzazione dei bambini è preziosa perché ci permette di raggiungere anche le loro mamme. E ho potuto parlare del Signore a molte donne e quando il Signore arriva nel loro cuore sentono la presenza di Dio e si sentono così amate. Mi dicono sempre: oggi mi sono sentita amata, questo Dio mi ama veramente, si sentono amate quasi per la prima volta e io mi sento onorata di poter annunciare questo messaggio. A volte non è semplice, non tutti ci ascoltano, ma com'è bello quando poi un cuore trova questa pace, questa serenità nel Signore e questa gioia meravigliosa, sorelle. Io mi vergogno a volte di me perché vedo donne che non hanno niente per cui essere felici, veramente. Non hanno veramente nulla per cui rallegrarsi. Eppure quando arriva il Signore hanno il sorriso, la vera gioia, la gioia che non dipende da quello che possediamo, da quello che riusciamo a ottenere, dai nostri successi, ma la gioia che è la presenza di Dio nella nostra vita, tesoro prezioso di cui abbiamo il privilegio di godere. Io spero che vedendo questo breve video il Signore possa toccare il vostro cuore. È nato anche in me il desiderio in questi anni di intervenire in Albania anche sul campo sanitario, perché ho realizzato che si muore veramente con facilità per cose molto semplici. Ho visto bambini avere la febbre alta e per l'assenza di tachipirina diventare strabici, sordi o con altre patologie peggiori. Ho visto donne ammalarsi, aggravarsi perché non possono avere la pastiglia della pressione. Ho visto persone con grossi problemi in mancanza di un antibiotico. Tutte cose semplici che si possono risolvere. Ma grazie a Dio il Signore mi ha messo nel cuore di così invitare, creare un progetto, invitare alcuni medici, infermiere e OS che dall'Italia vengono a prestare il loro volontariato in Albania, portano farmaci, medicine
E gloria a Dio, è nato un progetto meraviglioso che non solo è un grande aiuto per raggiungere nei villaggi più poveri le nostre sorelle, i nostri fratelli e i loro bambini, ma anche per annunciare l'Evangelo come buona testimonianza. Persone che dicono: noi musulmani non faremo mai una cosa così per voi cristiani, ma noi abbiamo l'amore di Dio che ci rende diversi. E il Signore opera anche attraverso le buone testimonianze che noi possiamo lasciare. Signore, ci benedica questa sera. Con tutto il cuore spero che possiate essere servitori fedeli lì dove Dio vi ha posto. Signore, vi benedica. Poiché il combattimento nostro non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. L'Albania oggi è una terra di missione. Per tanti anni è stata chiusa all'Evangelo, ma grazie a Dio nel 1991 si è aperta e molti missionari sono arrivati in Albania. Hanno portato la parola di Dio e molti si sono convertiti. Oggi in Albania ci sono 23.000 credenti e circa 230 chiese. Il Signore sta facendo un'opera meravigliosa in questo paese musulmano. Anche noi abbiamo cominciato a lavorare nella città di Tirana e abbiamo fondato una chiesa in una zona che si chiama Collina del Sole. Grazie a Dio abbiamo già diversi credenti, stiamo evangelizzando la zona con l'aiuto di Dio e abbiamo inaugurato questa chiesa nell'aprile del 2016. Il Signore è buono perché ci dà grazia anche di collaborare insieme ai giovani della scuola biblica. E così possiamo vederli crescere nel servizio al Signore. Intorno alla nostra chiesa abbiamo cominciato ad evangelizzare uscendo per le strade, distribuendo trattati, incontrando le persone, invitandole a un momento di preghiera. Abbiamo avuto, grazie a Dio, una buona predisposizione dei cuori. Il Signore ha lavorato e ci ha dato grazia di poter predicare la parola con grande libertà, con grande franchezza. Io mi chiamo Cimi. E come famiglia siamo di tradizione musulmana. Però da molti anni io lavoro per il Collegio Teologico Evangelico. Però poco tempo fa, circa 2 anni fa, ho conosciuto i fratelli dall'Italia, in particolare il fratello Michele e la sorella Elena. E così abbiamo cominciato a lavorare insieme nel collegio e ho potuto ascoltare il Vangelo e accettare Cristo. E così anche il mio fratello, insieme ai suoi figli e a sua moglie, siamo molto contenti perché anche loro hanno accettato Gesù. E ringraziamo il pastor Michele e sua moglie perché hanno fatto un buon lavoro, un grande lavoro e ci hanno fatto entrare nella giusta via, la via del Signore.
e hanno fatto molto per me. In Albania svolgiamo un grande lavoro con i bambini nelle varie zone di questa nazione. Ne raccogliamo molti alle riunioni dove viene parlato loro della parola di Dio. È un'attività preziosa perché tramite i bambini possiamo raggiungere i cuori anche delle loro famiglie. Che il Signore benedica questo lavoro con la sua presenza. L'evangelizzazione delle donne è molto importante, in Albania partecipano in tante e gloria a Dio per quante aprono il loro cuore all'Evangelo. Burrell è a circa 2 ore e mezza di strada da Tirana e anche lì abbiamo una piccola comunità di cui ci prendiamo cura. Collaborano con noi una coppia di albanesi, il fratello Gus Abbasi e sua moglie Eltiona. E ringraziamo Dio per i meravigliosi risultati che stiamo avendo in questo luogo. Sono circa 50 le anime che vengono ad ascoltare la parola di Dio. Gran parte del nostro lavoro si svolge all'interno della scuola biblica di Tirana, i cui fondatori sono il fratello Kurt Plaganov e sua moglie Stefani. Gli studenti provengono da diverse nazioni intorno all'Albania, dal Montenegro, dalla Macedonia, dal Kosovo, oltre che dalla stessa Albania. È bello vedere molti giovani rispondere alla chiamata di Dio per fondare chiese e per andare in missione in altre nazioni. È bello vedere molti giovani consacrare la loro vita al Signore. È un privilegio grande per me e per mia moglie di poter collaborare in questo lavoro che riteniamo indispensabile per l'avanzamento del Regno di Dio nei Balcani. Cerchiamo di portare l'Evangelo anche nei villaggi più lontani ed è inevitabile non intervenire con degli aiuti umanitari. Provvediamo loro cibo, medicine, abbigliamento, coperte e materiale scolastico, proprio per sopperire ai bisogni di queste famiglie molto povere. Grazie a Dio stiamo anche provvedendo a delle cure mediche per raggiungere queste zone dove non ci sono possibilità di cure proprio perché non ci sono ospedali. Dio è nato il progetto Curiamo i Balcani, che si avvale di alcuni medici che vengono in Albania per prestare il loro operato. Sono molto felice per il progetto che si sta adempiendo delle visite mediche qui in Albania. Sono veramente contenta perché era da molto che pregavo che si realizzasse questa importante cosa. Abbiamo molti bisogni qui in Albania, soprattutto a livello medico. E grazie a Dio, con la venuta per la seconda volta dei medici, abbiamo potuto rispondere a tanti problemi che qui esistono e sono cose che sono curabili, ma non abbiamo la possibilità di affrontarle, di aiutare queste persone e soprattutto di provvedere alle cure necessarie. La riconoscenza e la gratitudine delle famiglie visitate è stata molto commovente e io ringrazio il Signore veramente tanto perché ho potuto vedere che è incominciato un lavoro prezioso.
Dio, Signore buono, vogliamo ringraziare il Signore perché siamo qui con voi e stiamo condividendo parte della nostra vita. Ti benedirò, Signore, lo conoscete? No? Ti benedirò, no? No, non lo cantiamo, Va bene, non lo possiamo cantare. Beh, quest'inno che è conosciuto, abbastanza conosciuto, sembra anche un inno abbastanza allegro. Ma più o meno le parole qualcuno le ricorda? Chi? Chi le ricorda? Quest'inno dice: ti benedirò, Signore, in ogni situazione, quando sono nella gioia, quando sono nella difficoltà, più o meno il senso è quello. E poi il coro dice: ti benedirò, no? E l'autore di quest'inno, forse non tutti sanno, che ha pregato per diversi mesi per suo figlio di 8 anni, che era malato. E quando dice tu doni e porti via, non sta parlando di cose materiali, ma suo figlio era morto, era appena morto e lui ha scritto quest'inno. Noi lo cantiamo giustamente con gioia, però quelle parole, quando io le canto e so che lui ha perso un bambino di 8 anni che è andato col Signore, mi fanno riflettere che niente ci può separare dall'amore di Dio. Tu doni e porti via, parlava di suo figlio, tu doni e porti via. E si riferiva al verso di Giobbe, no? Quando Giobbe, avendo perso tutto, ha detto il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Ora noi vogliamo che si sviluppi nelle nostre chiese una fede di questo tipo, che ci fa dire come i 3 amici di Daniele, davanti alla possibilità di andare nella fornace ardente, quando il re Nebuchadnezzar gli chiede di prostrarsi davanti alla statua, loro hanno una fede che non dipende da quello che accadrà qui sulla terra, ma hanno una fede proiettata all'eternità e sanno bene che il loro Dio può liberarli. E ricorderete cosa dicono: il nostro Dio è potente a liberarci, ma se non ci libera noi non ci piegheremo lo stesso. Ora noi abbiamo dei missionari che sono in zone difficili, come il Niger. L'anno scorso il fratello Mennella si ricorderà che abbiamo dovuto portarli via dal Niger perché hanno bruciato le chiese, hanno ucciso dei credenti e abbiamo portato via i nostri missionari e i loro bambini. Hanno 2 bambini, Valentino era lì, fratello Valentino. Abbiamo dovuto farli uscire perché avevamo paura che potevano essere uccisi. Settimana scorsa io ho portato il cellulare sul pulpito, mi è arrivato un messaggio dalla Malesia. Tra l'altro io e Elena siamo un po' come i genitori degli altri missionari, perché nessuno parte a 50 anni. A 50 anni, dopo che è cominciato a 18 anni a predicare, si va in pensione. Era della Menella. Ma invece noi abbiamo cominciato una nuova sfida, e non vi dico la lingua albanese, con 36 lettere, con 7 vocali, suoni sconosciuti. Quando io parlo in albanese aspetto l'interpretazione perché penso di parlare in lingue, è così strano. Ma Dio ha fatto un miracolo. Pensate che la ragazza che si trova in Malesia è la figlia dei miei testimoni di nozze. Quanti anni sono passati e noi vediamo i nostri ragazzi che abbiamo visto nascere, crescere, che gioia che abbiamo, servire il Signore e andare in missione. E un po' ci sentiamo in colpa perché noi abbiamo insegnato per 25 anni, no? Un po' in colpa, un po' preoccupati. Noi vogliamo che Dio li benedica, li protegga. E dalla Malesia mi ha scritto il fratello Colucci settimana scorsa, e io vorrei leggervi per farvi capire cosa viviamo, cosa vivono i ragazzi. Fratello Michele, quando girerà le chiese, come richiesta di preghiera aggiungo di pregare per un pastore di origine malese, si chiama Raymond.
sono entrati quattro uomini in casa sua e lo hanno rapito, lo hanno portato via. Non abbiamo più notizie di lui. Fino ad oggi è passata una settimana, noi non sappiamo se questo fratello è vivo o è morto. Lo hanno portato via, i rapitori non si sono fatti più sentire. Sappiamo solo che lo avevano minacciato, intimidito, che se non fosse andato via lo avrebbero ucciso. Lui non ha voluto e svolge il suo ministero tra i musulmani. Si stanno convertendo molti, gloria a Dio. Ecco perché vogliono fermarlo. Ma anche se fermano noi, non possono fermare il Signore. E grazie a Dio per questa verità. Cosa di settimana scorsa. Ora, quando noi leggiamo per me vivere Cristo, morire guadagno, è veramente un guadagno morire. Morire per Gesù. È meglio morire per Gesù che vivere per il mondo. È meglio dare tutto per Lui che lasciare tutto qui, sprecarlo in una vita lontano dal Signore. Io vorrei chiedere a fratello Mennella se possiamo pregare per questa situazione che c'è. Ci vogliamo alzare in piedi? Preghiamo per questo fratello Raymond e poi passeremo alla parola di Dio. Signore, noi ti preghiamo per i campi di missione delle Assemblee di Dio in Italia. Ti preghiamo per i nostri giovani missionari, i loro figli che non hanno scelto. Signore, proteggili, aiutali, toccali, Signore, coprili con la tua presenza, raggiungili laddove sono, Signore, che sentano in questo momento che la Chiesa di Torre del Greco sta pregando per loro. Ti preghiamo nel nome di Gesù, manda il tuo spirito sulla loro vita e sostienili, Signore. Ogni anima che si salva, Signore, è un sacrificio d'odor soave davanti a te e noi ti ringraziamo per la potenza dello Spirito Santo. Continua ad usarci, Signore. Ed ora ti preghiamo per Raymond, che tu lo proteggi, che tu lo restituisci alla famiglia, alla Chiesa, al ministero, Signore. Libera questo fratello e guardalo, Signore. E noi ti chiediamo queste cose nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen, amen. Vogliamo leggere insieme la parola di Dio? In Luca, capitolo 21, c'è una meravigliosa storia di una donna di cui non sappiamo molto, ma la Bibbia ci parla di lei perché lei ha avuto il coraggio di dare tutto al Signore. E forse il titolo della predicazione stasera potrebbe essere: abbi coraggio di dare tutto al Signore. Ah, ecco, ci siamo, viene il missionario, ci viene a chiedere i soldi, ci parla dei soldi. No, vi sto parlando della vita. Abbi il coraggio di dare tutto al Signore, tutta la tua vita, tutto il tuo tempo, tutti i tuoi beni, tutti i tuoi talenti. Non farteli rubare dal peccato e dal mondo. C'è un verso nel libro dei Proverbi che dice: le entrate dell'empio servono al peccato, ma le entrate del giusto servono alla vita. Le entrate non sono solo i soldi. Noi abbiamo avuto anche come entrata la vita stessa, il tempo che Dio ci ha dato. Usiamolo per il Signore. Usiamo ogni capacità che abbiamo per il Signore. Tutto quello che sai fare, tu lo sai fare perché lo devi usare per la gloria di Dio. Se sei principe, re o hai un posto di lavoro in alto, tu lo devi usare per la gloria di Dio. Se anche tu ti ritieni di essere l'ultimo della società, devi vivere per la gloria di Dio. E io vorrei che dopo questa predicazione preghiamo e diciamo: Signore, prendi tutta la mia vita. Amen. Poi, alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi che mettevano i loro doni nella cassa delle offerte e vide anche una vedova, poveretta, che vi metteva due spiccioli e disse: in verità vi dico che questa povera vedova ha messo più di tutti, perché tutti costoro hanno messo nelle offerte del loro superfluo, ma lei vi ha messo del suo necessario, tutto quello che aveva per vivere. Signore, benedici la tua parola ai nostri cuori nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi. Stavo ascoltando un missionario che predicava ai pastori qualche anno fa. Lui era un famoso missionario in India e io lo guardavo con ammirazione. Il Signore lo usava molto
ed era molto conosciuto, e lui ha raccontato: sapete quando è cambiata la mia vita? Quando ho dato tutto a Gesù. E ci ha raccontato che all'età di 10 anni ha ascoltato una predicazione nella sua chiesa da parte di un missionario che invitava a dare tutto a Gesù, e dopo sono passati i fratelli per raccogliere l'offerta. E quella sera lui, essendo piccolo, aveva solo 10 anni, non aveva denaro e aveva desiderio di dare tutto a Gesù, ha fermato i fratelli che avevano il sacchetto dell'offerta in mano, li ha fermati, ha messo giù il sacchetto e lui ci è saltato dentro. E mi sono donato a Gesù. A volte noi mettiamo qualcosa nel sacchetto dell'offerta, ma teniamo la nostra vita. A volte noi pensiamo di liberare la nostra coscienza con qualche dono che facciamo, ma teniamo la nostra vita. Ma qui questa donna ha deciso di dare tutto al Signore, tutto quello che aveva. Certo, è simbolica la cosa, ma io vi dimostrerò che questa donna, attraverso quello che io leggo in questo testo, ha veramente dato tutto al Signore. Ha deciso di dipendere totalmente dal Signore. Non era una donna che si accontentava di andare in chiesa la domenica. Non era una donna che si accontentava di avere un rapporto con Dio saltuario. Non era una donna che si accontentava di aver dato una parte al Signore e altre parti le teneva per sé. Lei dipendeva totalmente dal Signore. E quel giorno Gesù la notò. Volesse Dio stasera che nel tuo cuore ci sia un sentimento e nel mio cuore ci sia un sentimento che Gesù possa notare. Forse molti in mezzo a noi daranno a Gesù il loro superfluo, ma ti prego, io e te diamo tutto al Signore. Non ci facciamo fermare dalle circostanze, ma diamogli tutto, perché Lui è degno di prendere tutta la nostra vita. Questa donna aveva degli ostacoli che potevano impedirgli di dare tutto al Signore. Aveva i suoi ostacoli. E io vorrei farti una domanda: che cosa ti impedisce di dare tutto al Signore? Questa donna poteva sicuramente trovare un impedimento nel fatto che la vita era stata ingiusta con lei. Era una vedova, non sappiamo quanti anni aveva, la Bibbia non ci dice se era giovane o se era anziana, possiamo immaginarla come noi pensiamo, non sappiamo se aveva dei figli, se non aveva figli possiamo dire, vabbè, non aveva figli da un lato, non aveva il peso dei figli, ma io voglio dirti dall'altro lato, non aveva la consolazione dei figli. E se aveva figli, poteva essere anche una preoccupazione ulteriore. Questa donna non sappiamo com'era, sappiamo solo che suo marito era morto. E sappiamo che questo fatto non piace a nessuno. Quando tu ami una persona, quando tu vuoi spendere tutta la vita con quella persona e quando la vuoi tenere vicina a te, se ti viene portata via, tu ritieni che questo non sia giusto. E io trovo che questo non sia giusto. Perdere una persona che noi amiamo non è giusto. Ma con l'entrata del peccato nel mondo sono accadute tante cose ingiuste e la sofferenza è venuta nel mondo e ha travolto anche la vita di quelli che amano il Signore. Questa donna amava il Signore, questa donna era timorata di Dio, questa donna aveva messo la sua fiducia in Dio, ma questo non ha impedito che la sofferenza arrivasse nella sua casa e nella sua vita. Ma questa donna non ha permesso alla sofferenza di bloccarla, di impedirla, di tenerla lontana dalle cose di Dio. Questa donna poteva dire: la vita è stata ingiusta con me, Dio non mi ha guardato in questa circostanza, io non voglio dargli tutto. Ma invece questa donna non ha permesso alla sofferenza di bloccarla. Che cosa ti sta bloccando? Che cosa ti impedisce di darti tutto al Signore? Quale sofferenza tu non hai accettato nella tua vita? Quale dolore ti tiene inchiodato o inchiodata senza che tu di nuovo metti tutto nelle mani del Signore? Perché nel tuo cuore stai dicendo: non è giusto che mi è capitato questo? Forse hai ragione, non è giusto che ti è capitato quello che stai vivendo. Forse sei stato tradito o tradita, abbandonato o abbandonata. Forse è successo nella tua vita qualcosa che tu non riesci a sopportare. Ma ti prego, nel nome di Gesù, stasera non permettere alla sofferenza di tenerti lontano dalla volontà di Dio. Fai come questa donna, vai nella presenza di Dio e dagli tutto, perché Lui è degno.
Che cosa ti tiene lontano? Che cosa è successo che non riesci ad accettare? Fratelli, nella mia comunità ho visto i genitori seppellire i figli. Non è giusto. Lo voglio gridare, non è giusto. Questo è frutto del peccato, non è nella volontà di Dio e non era nel piano di Dio. Ecco perché nel cielo Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi nostri. Gloria a Dio per questa verità. Li ho visti io. Avevo solo 28 anni e ho cominciato a servire il Signore nel ministero. E ho visto tanta sofferenza nelle famiglie che ho curato. Ho visto tanta sofferenza. Ma devo dirvi una cosa, c'è una grande verità. Oh, quando lo Spirito Santo viene nella nostra vita, noi possiamo anche gridare con Paolo: oh morte, dov'è la tua vittoria? Oh morte, dov'è il tuo dardo? Noi siamo più che vincitori in Cristo che ci fortifica. La sofferenza non ci può inchiodare e non ci può impedire. Ognuno di noi ha le sue lacrime. Ognuno di noi ha i suoi motivi per dire: ho sofferto e ho sofferto in maniera particolare. Io non vi conosco, ma se ognuno di voi aprisse la bocca e raccontasse la sua vita, sono sicuro che tutti noi abbiamo sofferto, abbiamo delle ferite. Ma io vi voglio dire una cosa, che se ci diamo al Signore, Lui cambierà il nostro lutto in gioia. Amen. E il nostro dolore in un canto di trionfo. Voi sapete, alcuni di voi, la mia testimonianza. Io avevo 7 anni e papà mi ha abbandonato. Non è giusto. Non è giusto. Io non ero credente, sono nato a Napoli. Ho vissuto fino all'età di 9 anni a Fuori Grotta. Eravamo una famiglia povera. Siamo stati costretti ad andare al nord. Oggi mi piace, ma allora non volevo lasciare Napoli. Quante lacrime. Costretti dalla sofferenza, e pensavo: perché papà mi ha abbandonato? Non lo so se tu hai provato questo, ma un bambino di 7 anni soffre. Ho odiato mio papà, l'ho odiato, e lui non si è fatto più vedere, e per 30 anni noi non abbiamo più avuto notizie di lui. Ma Dio nella sua misericordia ha cominciato a salvare mio fratello maggiore. E poi pian piano ha salvato tutta la mia famiglia e alla fine ha salvato anche me. Gloria a Dio. Sono diventato un servitore di Dio. Sono passati 30 anni da quel momento. Quando parlavo di mio papà prima della conversione dicevo: è morto. Dopo la conversione dicevo: purtroppo ci ha abbandonato e non sappiamo dov'è. Ma dentro di me, questa sofferenza rimaneva. E un giorno nel 1998 io ero malato di tumore, avevo un tumore all'intestino, e mi arriva la notizia da mio fratello poco più grande di me: abbiamo trovato papà, 83 anni, solo, sporco, povero, malato, in una casa di riposo dove lo picchiavano. Mio fratello è andato a cercarlo e lui era qui, nei dintorni di Napoli, e lo ha trovato. Pensate che quando lo ha trovato gli hanno detto: è lui la persona che cercate. Quando mio fratello si è presentato, mio padre non lo riconosceva e gli ha detto: chi sei? E gli ha detto: sono tuo figlio, sono venuto a riprenderti. Si sono abbracciati, hanno pianto. Abbiamo fatto una riunione a casa, tutti e quattro i figli con mia mamma, e io, che ero il più saggio, secondo me, dicevo: sì, va bene, lo perdoniamo, lo portiamo al nord, lo mettiamo in una casa di riposo, lo andiamo a trovare, lo portiamo in chiesa. Avevo tutto il mio piano. Ma mia mamma, dopo 30 anni, e io so cosa ha passato mia mamma, per questo io soffrivo quando pensavo a mio padre, perché mio padre ha picchiato mia mamma più volte. Ho visto mia mamma buttata giù da una scala e rompersi le braccia, le gambe. Ho visto mia mamma, a motivo delle sofferenze, con dei problemi di pressione che gli facevano scoppiare le vene qui sui polsi e gli usciva sangue. Ho visto mia mamma soffrire. Dopo 30 anni eravamo lì, parlavamo di mio padre, e mia mamma mi ha detto: senti, ha detto a me, mi fai parlare? Io lo riprendo in casa.
perché quell'uomo è mio marito. Dopo 30 anni, lei l'ha rivoluto in casa. E io per anni avevo questo peso nel cuore, non sapevo qual era il piano di Dio per la nostra famiglia e non sapevo che cosa Dio stava facendo, ma attraverso la sofferenza Dio ha portato salvezza nella nostra casa. Su tutti, gloria a Dio. Mio padre è tornato, abbiamo fatto una grande festa. Non era il figlio il prodigo, ma era il padre tornato ai figli. Abbiamo fatto delle torte, abbiamo fatto dello champagne. Lui non capiva perché e ci chiedeva chi è questo, chi è questo. Gli abbiamo presentato tutti i nipoti. Era così preoccupato che a un certo punto ha fermato mia mamma che passava e gli ha detto: Rita, così si chiama mia mamma, ma non è che dopo mi uccidete? E mia mamma ha detto: no, Gesù ha cambiato la nostra vita, abbiamo dato tutto a Gesù e Lui trasforma il dolore in gioia e Lui cambia la sofferenza in vittoria. Ti prego, stasera dai tutta la tua vita a Gesù. Alleluia. E metti le tue sofferenze nelle sue mani. Anche i giovani soffrono, noi abbiamo visto i nostri figli soffrire perché hanno fatto brutte esperienze e non voglio raccontare la vita degli altri. Li ho visti soffrire e forse anche tu, giovane, stai soffrendo, è successo qualcosa che ha segnato la tua vita, tu volevi servire il Signore, volevi dargli tutto, avevi un piano straordinario e poi qualcosa si è guastato e ha rovinato la tua vita, sei una giovane ragazza, un giovane ragazzo e pensi è finita, no, non è finita, vieni e dai tutto il tuo cuore a Gesù perché Lui cambierà le situazioni. E quello che sembra negativo può diventare positivo. Non farti vincere dalle difficoltà. Questa donna poteva anche non dare perché aveva poco. Cosa sono due spiccioli? Se leggi, era la moneta più piccola in circolazione in quel tempo. Oggi dovremmo dire 2 centesimi. Cioè, 2 centesimi di euro. Questo aveva. E io non vorrei parlarvi del denaro che ha dato. Ma questi 2 centesimi di euro rappresentano la mia vita. Se tu ti guardi e se noi ci guardiamo, se io mi guardo bene, io non valgo molto senza il Signore. Anzi, vorrei dirti una cosa. In verità, in fondo, il Signore non ha bisogno di me. Se fratello Mango muore adesso, e non c'è problema, non che desidero morire mentre predico, non voglio spaventarmi. Però se ce ne andiamo adesso, il mondo va avanti, l'opera di Dio va avanti, Dio non è in difficoltà, perché è Dio che porta avanti l'opera sua, non ha bisogno dei miei 2 spiccioli. Ora, anche se tu sei laureato, sei ricco, hai una posizione sociale, hai dei talenti, scrivi meglio degli altri, canti meglio degli altri, o sei più bello degli altri, non lo so che cosa pensi di essere, ma sappi che veramente se ti guardi bene la tua vita non vale molto, perché tutto quello che hai passa e passa in fretta. Un giorno Isaia stava pensando al messaggio da dare al popolo e Dio dall'alto gli ha detto: Isaia, grida! Grida? E lui ha detto: che cosa griderò, Signore? E Dio gli ha detto: c'è un messaggio che puoi predicare in tutto il mondo. Grida che ogni uomo è come l'erba, anche i re, anche i principi, anche il presidente degli Stati Uniti Trump è come l'erba. Sì, grida, è come l'erba, l'erba si secca. E poi, Signore, i talenti dell'uomo, tutta la sua gloria è come il fiore dell'erba, l'erba si secca, il fiore cade. Ma grida questo: chi fa la volontà di Dio dura in eterno. Straordinario. Che messaggio. Non valiamo nulla, ma possiamo acquistare un grande valore nelle mani di Dio. Ci dicono: guarda quei pentecostali, sono 4 gatti, ma questi 4 gatti hanno cambiato il mondo. Nel 1955 hanno cominciato a studiare perché il movimento pentecostale cresceva così. Sì, perché oggi nel mondo siamo 700 milioni di credenti. Gloria a Dio. Perché quest'opera non è andata avanti per il denaro, per i talenti umani, per le capacità nostre. Noi valiamo 2 spiccioli, tutti quanti insieme. Ma Dio ha portato l'opera sua avanti per la potenza dello Spirito Santo.
Un giorno è venuto a predicare in chiesa da me un uomo che veniva dall'Argentina, è ancora vivo, si chiama Galvano, e lui ha detto, mentre predicava, io ho visto la gloria di Dio. Poi dopo in privato ci siamo trovati e ho detto, mi racconti un po' che cosa hai visto? E lui mi ha raccontato che a Rosario, c'è una chiesa oggi, ce ne sono tante, ma c'è la sua chiesa, lui ha cominciato con sei persone, sono più di 2000 membri. E mi ha detto, abbiamo fondato 200 chiese. Quanto lavoro hai, Menella? 200 chiese. Hanno cominciato dal nord, sono scesi fino alla Terra del Fuoco, che è la zona più al sud del mondo. C'è una chiesa nostra lì. E mi ha detto, quando il Signore ha mandato un risveglio in Argentina, ogni giorno c'era la notizia che 800 persone accettavano Gesù. 800 al giorno. Capite che noi possiamo vedere ancora di più? Noi possiamo vedere di più, ma cosa dobbiamo fare? Mettere i due spiccioli della nostra vita nelle mani di Dio. Dove c'è il risveglio non predicano meglio di noi, non è una questione di predicazione. Dove c'è il risveglio non hanno più soldi di noi. Dove vedono il risveglio la salvezza delle anime non dipende perché cantano meglio di noi. No, è Dio che compie l'opera con potenza, perché i cuori si sono consacrati. Doniamoci. Io ho detto, ma tu scusa, quante persone hai battezzato? Dimmi la verità. E lui mi ha detto, 26.000 persone. Poi per farmi ancora più arrabbiare, mi ha detto, poi io mi sono stancato, e ho detto ai miei collaboratori, continuate voi. Capite cosa può fare il Signore? Può cambiare la nostra visione, può benedire le nostre famiglie. Se noi ci doniamo a Lui, anche se non valiamo molto, Lui ci benedirà. La terza cosa che poteva guastare questa donna era il fatto che lei poteva essere delusa, ascoltatemi bene, delusa da quelli che dovevano rappresentare Dio nel Tempio. Com'era il consiglio di chiesa del Tempio di allora? Caiafa, tutto il Sinedrio, non ce n'era uno sano. Cioè se quella donna doveva guardare dove stava dando il denaro, era meglio che se lo teneva in tasca. La delusione, l'amarezza degli uomini. Fratelli, quando noi facciamo le cose per gli uomini, prima o poi saremo delusi, è vero o no? Noi deludiamo, gli altri deludano, noi siamo uomini, noi abbiamo questo tesoro, come ha detto la sorella Elena, in vasi di terra, e noi abbiamo questa natura che ci accompagna. Ma noi dobbiamo guardare più in alto. Quella donna non vedeva il Sinedrio, vedeva il Signore, vedeva Dio, l'Onnipotente. Non guardava la storia di Israele, ma guardava quello che Dio era nella sua vita. Ora, quello che tu devi fare, devi dare la vita non per gli uomini o per un'organizzazione umana, ma per Gesù, perché Gesù è morto per te sulla croce. Ho avuto gli studenti del Libia a Tirana e mi sono tolto una soddisfazione. Tanto registriamo, no? Allora lo dico, registriamo. No, scherzo. No, io ho detto, io ho raccontato la mia vita, perché io e questa ragazza qui ci conosciamo da tanti anni, 38 anni, eravamo giovanissimi, io avevo 17 anni, lei 15. Ci siamo convertiti poco dopo e poi abbiamo vissuto per Gesù, per Gesù. Per Gesù. E il diavolo poi viene e dice, hai visto quello cosa ha fatto, guarda quello scandalo, guarda l'altro cosa ha fatto, e quello era pastore, e quello era consigliere, e guarda quello andava in chiesa, quello era battezzato nello Spirito Santo, e ci attaccava, no, ma chi te lo fa fare, sono cose umane. E noi resistevamo, no, Gesù è degno, noi lo vogliamo servire con tutto il cuore. E abbiamo cominciato da giovani e abbiamo fatto i chilometri, andavamo a tutti i culti. Io andavo anche alla riunione delle sorelle, veramente. Poi quando ho visto che ero l'unico uomo, ho capito che non dovevo andare. Eravamo così presi coi culti che i nostri figli ci siamo preoccupati che si stavano ammalando. Perché il lunedì, quando andavano a fare il tema a scuola, cosa hai fatto domenica? Loro scrivevano, sono stato in chiesa. E allora per cambiare la maestra al più piccolo gli ha detto, ma il pomeriggio noi avevamo due chiese, sono stato in chiesa. Quando gli hanno fatto il test, disegna la tua famiglia, lui ha disegnato papà, mamma, suo fratello, lui, e Gesù era nello stato di famiglia.
una luce era Gesù. Ci hanno chiamato e ha detto: ma non è che avete problemi? Poi quando hanno visto lei che è andata alla riunione dell'asilo di corsa, trafilata, stanca, è arrivata lì, si è seduta in mezzo alle mamme, la signora lì che doveva spiegare per l'asilo tutto quello che doveva fare, parlava, lei si è seduta e faceva amen, amen all'asilo, diceva amen, amen. E poi a un certo punto ha tirato fuori il velo, no? Perché era esaurita, l'ha messa in testa e poi si è accorta che dall'asilo l'ha tirato via. Abbiamo capito che stavamo esagerando, ma eravamo sempre al culto, 14 riunioni a settimana. Una sera lei era malata, arrivo sotto casa di un'infermiera e mio figlio più piccolo fa così, mette la mano sulla spalla e dice: papà, ma che chiesa è questa? Lui non poteva immaginare che non andavamo in chiesa. Ora ci hanno sempre detto: vi stancherete, vi pentirete, poi vedrete che direte che è stato inutile. Voglio darvi una buona notizia: non è vero. Se dai la vita a Gesù sarai benedetto dal Signore, egli avrà cura di te. E io ho detto ai fratelli del Libi: chiedetemi se io lo rifarei per un'organizzazione umana. Non lo rifarei. Se per fini umani, organizzazioni di tutti i tipi, potete mettere anche la vostra, proprio le assemblee di Dio in Italia, se noi viviamo per l'opera nel senso umano, fratelli, noi lasciamo i locali qui, il ruolo un giorno non ce l'avremo più, ti dimenticheranno, mi dimenticheranno tutti, ma è giusto, è normale. Ma chi ha servito il Signore, quando chiude gli occhi, gloria a Dio, Signore l'ho fatto per te, e se tornassi indietro vorrei fare di più, perché tu sei morto sulla croce per me. Non stiamo servendo un movimento, una chiesa, noi stiamo servendo Gesù, ed è Lui che è morto sulla croce. Non farti scoraggiare da niente. Ti sei scoraggiato? Guarda la croce stasera. Il Figlio di Dio è inchiodato lì per te e ha versato tutto il suo sangue per te. Volesse Dio stasera che lo Spirito Santo dipinge al vivo Gesù, e noi mettiamo in questa offerta la nostra vita. Ho terminato. Questa donna ha vinto la paura del futuro. State diventando vecchi? Se non ve ne siete accorti, ve ne accorgerete tra un po' di anni. Alla mia età cominci a pensare che sei vecchio. I capelli bianchi, gli uomini. Le donne no, non so come mai, ma... Una volta una donna ha detto a suo marito: mi amerai quando avrò i capelli bianchi? Guarda, tu amato con 12 colori diversi, pure col bianco va bene. Comunque invecchiamo, e se non sono i capelli sono i denti. Io stavo predicando a Prizzi, da un mio amico mi è partita una capsula, l'ho presa al volo, e poi tutto il culto ho predicato così, perché non potevo muovere, che qui non c'avevo più il dente, dovevo predicare così. E a fine culto una sorella ha detto: fratello, ma perché quando pensi tieni il dito così e non così? Diventi vecchio, metti gli occhiali, ci aggiustiamo un po', ma diventiamo vecchi e ci fa paura e pensiamo: che cosa accadrà, che cosa succederà? Questa donna ha messo tutto nelle mani di Dio, perché sapeva che Dio avrebbe avuto cura di lei fino alla morte. Avete mai letto che c'è scritto che la morte degli eletti è preziosa agli occhi di Dio? Altro che assicurazione, altro che pagarci un'assicurazione che ci garantisce questo. Dio sarà con noi, Dio ci aiuterà, e anche quando dovremo attraversare l'ultimo nemico che è la morte, noi saremo più che vincitori. Un mese fa il fratello Gianni Pilla, che era malato e è stato pastore a Corsico della mia età, anzi più di un mese fa, penso 2 o 3 mesi fa, era alla fine dei suoi giorni. Io stavo pregando per lui, perché lui aveva un tumore, e in 6 mesi se n'è andato, a 55 anni. Mi ha fatto un vocale, ho pianto tantissimo. Io ero in Albania e mi arriva questo vocale con WhatsApp, con un filo di voce perché era sotto morfina, e mi ha detto: Michele,
hai fatto la scelta migliore. Servi il Signore fino alla fine. Io sto morendo, i medici non mi hanno dato speranza, non lo so cosa farà Gesù. Ho davanti il gigante più difficile, la morte. Però voglio dirti una cosa, mi ha detto, io piangevo forte. Io non ho paura perché Gesù è con me. Non ho paura perché Gesù è con me. E mi ha detto, Michele, come faranno quelli che arriveranno in questo momento senza Gesù? È meglio dare la vita totalmente a Lui, perché ce ne andremo un giorno. Io pianto forte. Io ho detto, Signore, grazie che ho dato la mia vita a Te. Grazie. Grazie, perché non c'è prezzo, non c'è prezzo. Fratelli e sorelle, potete vivere per altre cose, ma vi saranno tolte. Ma se viviamo per Gesù, nessuno ci toglierà il nostro premio. Vivi per Gesù. Non farti vincere da niente, da nessuno. Perché presto arriva il giorno che lo incontreremo e saremo con Lui per l'eternità. Parla con quelli più anziani di te, noi ci giriamo indietro e diciamo, è già finita. È volato il tempo. Sei un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Passerà. La giovinezza passerà. Arriveremo un giorno che diremo, che cosa ho fatto. Stasera io voglio invitarti. Prendi due spiccioli della tua vita. Dagli a Gesù. Dagli tutto. Nonostante i problemi che hai. Nonostante che tu vedi che forse vali poco. Nonostante forse che gli uomini ti hanno deluso e nonostante che hai paura ad affrontare il futuro, io sono come te. Mettiamo tutti nelle mani di Dio. Accadrà un miracolo. Oh, Dio ci inonderà della sua pace, della sua presenza, ci userà con potenza, parleremo di Lui in maniera diversa, le persone si convertiranno e noi vedremo la gloria di Dio in questo tempo, prima del suo ritorno. Che Dio usi tutta questa comunità per portare salvezza intorno, perché vogliamo vedere altri che accettano Gesù. Ci vogliamo alzare in piedi? Signore, noi ti ringraziamo questa sera con tutto il nostro cuore, con tutto il nostro cuore. Noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, Signore. Che cosa ti impedisce di dare la vita a Gesù? Che cosa ti impedisce di dare tutto a Gesù? Che cosa ti tiene lontano, fratello o sorella? Vinci questa sera. Nel nome di Gesù ti dico, vinci questa sera. Il Signore vuole battezzare nello Spirito Santo. Il Signore vuole liberare questa sera. Il Signore vuole salvare la tua vita questa sera. Vinci questa sera nel nome di Gesù. Se tu vuoi che il Signore operi nella tua vita, ti chiedo nel nome di Gesù, alza la tua mano lì dove sei, alza la tua mano. Io voglio che preghiamo insieme questa sera. Alza la tua mano dicendo, Signore, prendi la mia vita, io la dono completamente a te, usala per la tua gloria, usala per la tua gloria, Signore. Signore, prendi la mia vita, sia questa la tua preghiera. Usala per la tua gloria, Signore. Nel nome di Gesù, tu vedi quanti ti stanno cercando, Signore. Spandi il tuo spirito. C'è un inno che dice, a Pentecoste scese sui fedeli il Santo Spirito divino. Che questa sera scenda su di noi lo spirito della Pentecoste, lo Spirito Santo. Che scenda su di te. Invito il fratello Mennella a venire avanti, pastore. A Pentecoste scese sui fedeli. Tu sei lo sposo, qui in terra e lassù. Meraviglioso. Addio la gloria.
meraviglioso, sei tu solo Gesù. Signore, grazie. E vogliamo chiederti, Signore, usaci per la tua gloria. Vogliamo spendere i giorni, le ore, i mesi, gli anni che ci restano per servire te, per onorare te. Alleluia. Signore, ti affidiamo la nostra vita. Ti vogliamo consacrare le nostre famiglie, i nostri giorni, per la tua gloria, per l'avanzamento del tuo regno, per la salvezza delle anime. Continua a guidarci e a benedirci. Grazie per il fratello Mango, grazie per sua moglie Elena, grazie per la loro vita. Guidali, usali, proteggili. Grazie, perché questa sera sono stati di grande benedizione per noi. Continua a benedire l'opera tua in Italia e nel mondo intero. Signore, continua a benedirci insieme. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Ed ora la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, l'amore di Dio il Padre, la comunione dello Spirito Santo siano e restino con tutti noi, con le nostre famiglie, con tutto il popolo di Dio, da ora in eterno. Amore, amore, che cerchi tu, amore.